Bello a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo post partita Champions League, post partita 18:55, perché è finita, su, penso il Real, esultiamo, ha perso il Real, cioè, raga, ma ne stavo prendendo tre, quanto ho goduto, allora io ho visto gli ultimi 10 minuti del primo tempo, fino al 70° del secondo, e poi ho ripreso 10 minuti dopo perché stavo facendo attività private. Esultiamo, hanno perso, io che sono giuventino godo quando perderà, quando loro perdono, quindi se ho perso contro gli ucraini, bello il rutto, hanno perso contro gli ucraini. Ora i nostri migliori amici. Yeah! Hey! Che bello! Qui quando gli annullano il collino offside. Cioè, un applauso a Vinicius Junior che quest'anno sta facendo molto meglio rispetto agli altri anni. È entrato e segna. Cioè, mi sa che manco è passato un minuto. Grandissimo Vinicius. Ti faccio i miei più grandi complimenti, sono veramente contento per lui perché magari andrà avanti la sua carriera. Così come sta andando, poi c'è anche CR7 che anche lui spero che stava buffando. Poi allora, a me il Real sta antipatico proprio il Real, però i giocatori a me piacciono da morire. Io amo Kroos, innanzitutto vi dico questo, amo Kroos. Adoro da morire Valverde, cioè adoro Valverde, ha uno stile di gioco che proprio io adoro. Kroos lo vorrei mediano, cioè io vorrei nella mia Juve, Arthur, se no Pjanic è ancora meglio. Vedo Arthur, Kroos e poi dall'altra parte Valverde, un De Jong che, oppure un Donny van de Beek che lo amo io, van de Beek. Veramente ottimo, ma parliamo dello Shakhtar Donetsk. Mi ha stupito, sono rimasto basito dalla loro prestazione nel primo tempo, perché vi ho detto che ho guardato l'ultimo quarto d'ora, ma l'ultimo quarto d'ora hanno stregato, hanno fatto veramente una prestazione allucinante, grande, grandissimi ragazzi, grandi, avete fatto veramente un'ottima partita, perché mi ha stupito, lo Shakhtar è una squadra sottovalutata, ma ora ci conoscerà meglio, come disse Papu Gomez contro il Lione, non ci conoscono, ora ci conosceranno meglio, impareranno a conoscerci, qualcosa del genere. Poi c'è stato qualche altro anticipo, se non sbaglio ha vinto anche il Salisburgo, grazie, bei rumori, grazie, che state a fare? Non cose brutte, non pensate male. Niente, ci vediamo dopo probabilmente con il post partita dell'Atalanta, ma oggi gioca Atalanta e Inter. Allora, facciamo una cosa, il tablet gratis, ovviamente non è sponsorizzato, magari scaricate Live Football TV. Se mi vuoi contattare, contattami, ti amo, sei la mia salvezza. E poi non so se danno in TV l'Atalanta. In ogni caso, spero che vinca l'Atalanta. Io amo l'Atalanta e la stimo come la stima un po' tutta Italia.